Buongiorno, studiamo il DAF di oggi, Masechet Rovin, DAF Memzayin, tra l'altro Rovin, pagina 47, quattro righe dall'alto. Abbiamo visto ieri che Rabbi Yochanan dava delle regole riguardo la halakha in caso di disputa tra vari hachamim. La regola era questa: se c'è una disputa tra Rabbi Yosei e Rabbi Uda, l'halakha segue Rabbi Yosei. Se c'è una disputa tra Rabbi Uda e Rabbi Shimon o Rabbi Meir, l'halakha segue Rabbi Uda. Quindi, al primo punto abbiamo Rabbi Yosei, dopodiché Rabbi Uda e dopodiché Rabbi Shimon e Rabbi Meir, entrambi allo stesso livello. Rav Mesharshia dice: queste regole non sono valide. E la Gemara si era chiesta: da dove lo sa Rav Mesharshia che queste regole non sono valide? E la Gemara ha provato da alcune fonti e ha respinto queste prove. E quindi la Gemara adesso continua in questa linea, con questo intento di trovare una fonte a quello che dice Rav Mesharshia. Allora siamo a quattro righe dall'alto, dice la Gemara: Ela, Mehadet Dan. Lo impariamo, potremmo imparare questa regola che dice Rav Mesharshia dalla seguente Mishnah. Questa Mishnah tratta del Eruv Hatzerot, come abbiamo spiegato molte volte, quando c'è un cortile comune a tante case, nonostante che dal punto di vista della Torah sarebbe permesso senza alcun problema trasportare nel cortile e dalla casa al cortile e viceversa, perché sono tutte proprietà private, Chachamim però dicono: siccome sono comunque tante diverse proprietà private, bisogna fare un Eruv. Prima di Shabbat bisogna prendere del pane da tutti i condomini e metterlo in una sola casa. In questa maniera è come se tutti abitassero in una sola casa e abbiamo un cortile per una sola casa. Adesso tutti però devono partecipare. Se c'è qualcuno dentro che non partecipa, a questo punto non può più essere considerato come se tutti fossero in una sola casa, perché abbiamo una persona che rimane in casa sua e non vuole partecipare a questo accomunamento. E così, anche se c'è una casa di un non ebreo, questo impedisce di poter fare l'eruv. L'unico modo di poterlo fare è affittare dal non ebreo il diritto che lui ha di usare il cortile. Chiaramente anche il non ebreo potrà usarlo, però affittandolo è come se in realtà fosse soltanto degli ebrei. Quindi tutti devono partecipare. Se c'è un ebreo che non vuole partecipare, l'eruv non sarà valido, perché manca qualcuno e non stiamo accomunando tutti. Abbiamo comunque due proprietà, ovvero tutti quelli che partecipano e quello che non partecipa. E se c'è un non ebreo, è problematico per il motivo che vedremo più avanti nella Masechet Eruvin. Il modo di risolvere la questione è affittare da lui il diritto di poter utilizzare, che lui ha nell'utilizzo del cortile, e quindi è come se fosse totalmente degli ebrei. Ora, il problema di un ebreo che non voglia partecipare, o di un non ebreo che comunque si trovi lì, è solo se loro si trovano in casa durante lo Shabbat. Se però sono fuori casa, è come se fosse un appartamento senza il proprietario, e quindi non sarebbe un problema. Allora, dice la Mishnah: Hamaniach et beitò, una persona che lascia casa sua per lo Shabbat, e prima di Shabbat ve halach lishbot beir acheret, va a trascorrere lo Shabbat in un'altra città. Echad nochri beechad Israel, sia egli un ebreo, sia egli un non ebreo, osser livnei chatzerot, divrei Rabbi Meir, vieterà comunque ai condomini che rimangono in casa di poter trasportare. Cioè Rabbi Meir dice: non mi cambia se questo ebreo che non vuole partecipare o se questo non ebreo si trovano in casa o meno, anche se sono fuori casa, fin tanto che l'appartamento, la casa rimane loro, vieterà al resto dei condomini di poter trasportare. Questa è l'opinione di Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, invece, Rabbi Yehuda dice, ovvero: se si tratta di un ebreo che non vuole partecipare, o di un non ebreo da cui non si ha affittato il diritto di utilizzare il cortile, perché se quell'ebreo che esce prima di Shabbat comunque partecipa con il suo Eruv, ovvero dà la sua parte di pane, certamente andrà bene. O se quel non ebreo, prima di uscire di casa, prima dello Shabbat, si affitta da lui il diritto dell'utilizzo la sua parte dell'utilizzo nel cortile, certamente andrà bene. Qui si tratta nel caso in cui
L'ebreo che sta uscendo di casa non ha partecipato con l'Eruv e il non ebreo che sta uscendo da casa non si è affittato da lui il diritto dell'utilizzo nel cortile. Così dice Rabbi Meir, perché secondo lui non cambia se attualmente nell'appartamento, nella casa c'è il proprietario o meno, è comunque problematico. Rabbi Uda Omer, mentre Rabbi Uda dice no. E in Oser, dice Rabbi Uda, non è un problema, il problema è solo se questo ebreo che non partecipa o questo non ebreo da cui non si è affittata il diritto nell'utilizzo del cortile se si trovano in casa durante lo Shabbat. Se però sono in un'altra città è come se fosse un appartamento senza proprietario e quindi non è assolutamente un problema. Rabbi Yossei Omer, Rabbi Yossei dice, Nochri Oser, Israel Eino Oser. Se si tratta di un non ebreo che esce dalla propria casa e va verso un'altra città, a questo punto renderà vietato il trasporto nel cortile. Perché? Perché è vero che attualmente è uscito da casa e quindi è come se fosse un appartamento senza proprietario. Siccome però il non ebreo non è vincolato dal Techum, ovvero può camminare oltre le 2000 mot, è vero che adesso è in un'altra città che magari dista oltre le 2000 mot, siccome però può sempre tornare, continua ad essere considerata una casa che ha un proprietario, perché potenzialmente potrebbe tornare. Invece un ebreo no, perché Mipnei She'ein Derech Israel Lavo B'Shabbat, perché un ebreo non può tornare di Shabbat a casa sua se si trova attualmente prima di Shabbat, e quindi quando Shabbat entra, se si trova oltre il Techum, oltre le 2000 mot da casa propria. Quindi Rabbi Yossei è d'accordo in sostanza con Rabbi Yehuda, che il problema sussiste solo se il proprietario, ebreo o non ebreo, si trova in casa, altrimenti se è fuori casa non c'è il problema. Solo che Rabbi Yehuda dice il non ebreo, pur non essendo in casa, lo considero come se fosse in casa, perché potrebbe sempre tornare. Invece l'ebreo non può tornare, quindi non è un problema il fatto che non abbia partecipato all'Eruv. Rabbi Shimon Omer, mentre Rabbi Shimon dice Afilu iniach et beitov e alach lishbot etzel bito beota ha'ir. Dice Rabbi Shimon, anche se questo ebreo che non ha partecipato all'Eruv non esce fuori città, si trova nella stessa città e va da sua figlia a trascorrere lo Shabbat, e in Oser non vieta il trasporto in quel cortile, Shekvare Siach Dato, perché? Perché è vero che tecnicamente potrebbe tornare a casa perché si trova entro il Techum, quindi nella stessa città certamente potrebbe tornare a casa. Dice Rabbi Shimon, non considero che stia abitando in casa sua, perché dal momento che va da sua figlia non intende più tornare a casa. Più avanti la Gemara spiegherà che quando uno va dal figlio potrebbe sempre durante lo Shabbat tornare a casa, perché se dovesse avere qualche diatriba con la nuora sarebbe spiacevole il soggiorno in casa e quindi tornerebbe. Invece dalla figlia, anche se dovesse trovarsi in discordia con il genero, e comunque dalla figlia si trova comunque a suo agio e rimarrebbe lì per Shabbat. Ad ogni modo, quello che vuole dire Rabbi Shimon è questo. Mentre Rabbi Yossei diceva che se l'ebreo lascia la casa, allora anche se non ha partecipato all'Eruv, gli altri condomini che sono rimasti in città potranno comunque trasportare nel cortile. Perché? Perché l'ebreo è andato fuori città e non può tornare indietro durante lo Shabbat, e quindi è come se quella casa fosse senza proprietario. Rabbi Shimon va un passo avanti e dice: anche se si trova nella stessa città, ma è da sua figlia, non consideriamo l'eventualità che magari tornerà a casa perché da sua figlia si trova a suo agio, e quindi è come se non avesse un proprietario. Ma visto quattro opinioni, da un estremo all'altro. Rabbi Meir dice: ad ogni modo è sempre vietato che sia un ebreo che sia un non ebreo, dal momento che l'ebreo non ha partecipato con l'Eruv, o se abbiamo un non ebreo da cui non si è stato preso, non è stato affittato il diritto dell'utilizzo nel cortile comune, anche se si trovano fuori città, le persone che sono rimaste a casa e vorrebbero usare quel cortile non potranno usarlo. Perché? Perché manca una persona che abbia partecipato all'Eruv e manca l'affitto dal non ebreo, e quindi non si potrà trasportare. Mentre Rabbi Uda dice che non c'è alcun problema, Rabbi Yossei dice dipende, se è il non ebreo ad uscire fuori dalla città
È un problema perché potrebbe sempre tornare, perché non è vincolato la Techum, e se invece è un ebreo che esce fuori città non è un problema perché non potrebbe tornare, quindi la casa rimane una casa senza proprietario che non è problematica. E Rabbi Shimon va un passo oltre e dice anche se l'ebreo si trova in città ma è da sua figlia, non è un problema perché non tornerebbe a casa. Questo è quello che dice la Mishnah, le quattro opinioni a riguardo. Al che, ve'amar Rav Chama Bar Guria amar Rav, disse Rav Chama Bar Guria a nome di Rav, halacha che Rabbi Shimon, l'alacha segue Rabbi Shimon. Abbiamo qua quattro opinioni, tra cui abbiamo Rabbi Meir, Rabbi Uda, insomma proprio Rabbi Yosei, tutte quelle quattro opinioni di cui parlavamo nel Daf di ieri. Abbiamo detto che se abbiamo Rabbi Yosei e Rabbi Uda, l'alacha segue Rabbi Yosei. Se abbiamo Rabbi Uda e Rabbi Meir, Rabbi Shimon, l'alacha segue Rabbi Uda. E qui invece cosa vediamo? Che Rabbi Shimon, che è l'ultimo di livello, assieme a Rabbi Meir, l'alacha segue lui, ma non è possibile. Abbiamo visto che il primo a seguire la sua alacha sarà sempre Rabbi Yosei. Dopodiché Rabbi Meir, e l'ultimi saranno Rabbi Meir, Rabbi Shimeir e Rabbi Shimon. Eppure qua dice Rav Chama Bar Guria a nome di Rav, alacha che Rabbi Shimon. Ora, Uman Palig Alei, Rabbi Uda, eppure c'è Rabbi Uda che discute con Rabbi Shimon e c'è anche Rabbi Yosei, però fermiamoci anche a Rabbi Uda. Veha'amat, però, però mi hai detto in precedenza che Rabbi Uda e Rabbi Shimon, alacha che Rabbi Uda, che se c'è una disputa tra Rabbi Uda e Rabbi Shimon, alacha segue, Rabbi Uda così diceva la regola, Rabbi Yohanan. Eppure qui vediamo che alacha segue Rabbi Shimon. Allora dice la Gemara, forse questa è la fonte di quello che diceva Rabbi Mesharsha. Rabbi Mesharsha diceva che la regola di Rabbi Yohanan non è valida, lo vediamo da qua, perché se stiamo alla regola di Rabbi Yohanan, la halakha dovrebbe seguire almeno Rabbi Uda, o in realtà Rabbi Yosei, ma certamente non Rabbi Shimon. Eppure qui mi dici che segue Rabbi Shimon. Allora forse da questa Mishnah impara Rabbi Mesharsha che la regola di Rabbi Yohanan non è valida. Dice la Gemara, umay kushya. Perché ti fai una domanda da questa Mishnah? Dilma forse, così come abbiamo risposto ieri ad altre prove simili, Hachanami, qui anche ti rispondo, Heicha de itmar itmar, Heicha de lo itmar lo itmar. Là dove ci viene detto in maniera esplicita che Halakha segue una di queste opinioni, ok, si può dire che Halakha segue Rabbi Shimon contro Rabbi Uda o che segue Rabbi Uda contro Rabbi Yosei. La regola di Rabbi Yohanan si applica solo là dove non ci viene detto qual è l'Halakha. Laddove non ci viene detto quale opinione segue la halakha, allora applicheremo la regola di Rabbi Yohanan. Quindi quello che la Gemara dice è che questa Mishnah non può essere una fonte a quello che dice la Mesharsha. Non è un problema che la halakha segua Rabbi Shimon, perché se ci viene detto in maniera esplicita può seguire Rabbi Shimon. Quello che diceva Rabbi Yohanan non voleva categoricamente dire in qualsiasi disputa la halakha seguirà sempre Rabbi Yosei contro Rabbi Uda o Rabbi Uda contro Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Laddove non, bensì voleva dire laddove non è esplicito, non ci viene specificato come, segue, come chi segue la halakha, seguite queste linee guida e dite la halakha in base a queste regole. Se però viene specificato, no. E là, bensì dice la Gemara, evidentemente la fonte della Mesharsha è un'altra. Meha detnan, c'è una Mishnah che dice, Veseu she'ameru he'ani me'arev beraglav. La Mishnah dice che se una persona sta camminando per strada e non ha con sé del pane, perché l'eruv techumin si può farlo o mettendo del pane di una quantità per due pasti, o fisicamente trovandosi lì in quel luogo. In questa maniera avrà 2000 mot da dove ha messo il pane o da dove si è trovato. Una persona però che sta camminando e sta per cominciare Shabbat e non ha del pane da lasciare lì, il fatto che lui si trovi lì e intende acquisire residenza, come abbiamo spiegato precedentemente, è sufficiente per definire da là il limite del suo techum. E quindi anche se una persona benestante viene considerata povera. Perché è povera? Perché attualmente non ha cosa mettere. Rabbi Meir Omer, Anu Ein Lanu Elani, dice Rabbi Meir, solo il povero può fare l'eruv in questa maniera, cioè o una persona che è letteralmente povera o una persona che attualmente è considerata povera perché non ha niente su di sé perché sta viaggiando, altrimenti una persona benestante che ha con sé del cibo non può fare l'eruv recandosi di persona e rimanendo lì quando Shabbat entra, bensì deve far sì che ci sia del cibo. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda non è d'accordo. Echad ani ve'echad ashir, dice Rabbi Uda no, che sia una persona benestante, che sia una persona povera,
può recarsi lì fisicamente e in questa maniera fare il suo eruv. Lo amerum arvim bepat, quando Hachamim dicono che l'eruv ha fatto con il pane, ela lehakela leashir, è stato detto solo per agevolare al benestante, shelo yetzeh ve'arev beraglav. Cioè, Hachamim dicono l'eruv ha fatto con il pane. Dice Rabbi Meir, sì, colui che ha il pane deve per forza usare il pane. Colui che invece non ha, ovvero mettendo il pane nel luogo dove vuole che da lì parta le 2000 mot. Colui che invece non ha il pane, o perché è letteralmente povero, o perché attualmente è povero perché per strada non ha niente, allora potrà usare l'alternativa che sarebbe essere lì di persona. Se però uno ha con sé il pane, o è a casa e ha quindi il pane, non può recarsi di persona per fare l'eruv, ma deve mettere lì il pane. Dice Rabbi Yudah, non è vero. Uno ha la scelta, può mandare il pane o può andare di persona. Quando Chachamim dicono che bisogna usare il pane era solo per agevolare, ovvero Chachamim dicono non vogliamo scomodare la persona di andare fisicamente al luogo dove vuole cominci il suo tehum, ma può anche mandare un agente con del pane. Quindi questa è la disputa tra Rabbi Meir e Rabbi Uda. Secondo Rabbi Meir, colui che ha il pane deve per forza mettere il pane, secondo Rabbi Uda ha la scelta. Umatne la Rav Chia Bar Ashi, le Chia Bar Rav, Kamei de Rav. Ora, Rav Chia, figlio di Ashi, stava insegnando questa Mishnah a Chia, figlio di Rav. Echad Ani ve Echad Ashir, che secondo Rabbi Uda, sia il povero sia il ricco possono fare l'eruv trovandosi personalmente nel luogo e non serve portare il pane. Ve'amar lei Rav, sentendo questo, disse Rav a Rav Chia Bar Ashi, Sayem banami, concludi questo tuo insegnamento che stai dicendo a mio figlio Chia, halakha che Rabbi Uda, che l'alakha segue Rabbi Uda. Bene, questo è la Mishnah e l'episodio. Dice la Gemara, Tarte lamali. Perché è necessario due volte dirmi che l'alakha segue Rabbi Uda? Ovvero, Rabbi Yohanan già mi ha detto che quando c'è una disputa tra Rabbi Meir e Rabbi Uda, l'alakha segue Rabbi Uda. Perché allora, quando Rav sente che Rav Chia Bar Ashi insegna questa Mishnah al suo figlio Chia, dice Rav a Rav Chia Bar Ashi, di anche che l'alakha segue Rabbi Uda? Beh, dovremmo già saperlo in base alla regola di Rabbi Yohanan. Perché allora me lo insegna una seconda volta? Vea Amar Rabbi Meir Rabbi Uda, l'alakha che Rabbi Uda mi ha già insegnato che quando c'è una disputa tra Meir e Rabbi Uda, l'alakha segue Rabbi Uda? Evidentemente, questa è la fonte che mi insegna come Rav Mesharshia. Rav Mesharshia dice che questa regola di Rabbi Yohanan non è valida ed è per questo che Rav trova necessario specificare che l'alakha segue Rabbi Uda perché la regola di Rabbi Yohanan non è valida. Dice la Gemara, non capisco la tua domanda, mai kushia, perché questo mai dovrebbe essere una domanda? Perché questo dovrebbe respingere? Perché questo dovrebbe essere un supporto a quello che dice Rav Mesharshia? Dilma Rav let le leani klale. Rav ha certamente il diritto di non essere d'accordo con queste regole. Rabbi Yohanan mi ha detto che la regola è la seguente, che se c'è la disputa tra Rabbi Uda e Rabbi Meir, l'alakha segue Rabbi Uda. Se c'è Rabbi Uda e Rabbi Yosei, l'alakha segue Rabbi Yosei. Rav magari non è d'accordo. Perché Rav ha dovuto specificare che in questo caso tra Rabbi Meir e Rabbi Uda, l'alakha segue Rabbi Uda? Perché lui non è d'accordo con quella regola di Rabbi Yohanan, per questo ha dovuto specificarlo. Ok, però non abbiamo alcuna prova che secondo Rabbi Yohanan queste regole non sono valide, perché cosa abbiamo visto fino adesso? Che Rabbi Yohanan mi ha detto queste regole, al che dice Rav Mesharshia, no, 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 queste regole non sono valide nemmeno per Rabbi Yohanan. Ovvero Rabbi Yohanan non intendeva dire questo o alla fine non è d'accordo con questa regola. Quindi quello che la Gemara adesso vorrebbe fare è provare che Rabbi Yohanan stesso non è d'accordo con queste stesse regole che lui stesso ha detto. Dice la Gemara, Ela, bensì, quello che dice Rav Mesharshia, che queste regole non sono valide nemmeno per Rabbi Yohanan, che è l'autore di queste regole, Me'adit Nancho, la Mishnah che dice, Hayevama, la Yevama è una donna che abbia perso il marito senza avere figli, in genere una persona non può sposare la cognata, anche dopo la morte del fratello, c'è però un'eccezione dove uno avrebbe la mitzvah di sposare la cognata, nel caso in cui il fratello muoia senza figli, allora il fratello del defunto dovrebbe sposare la vedova. La vedova viene chiamata Yevamah, mentre il fratello che andrebbe a sposare questa donna si chiamerebbe Yavam, e la mitzvah è il Yibum, il levirato. Ora,
Dice la Mishnah Yevamah, questa donna che rimane vedova, lo tachlotz ve lo titiabem, non faccia né la charitza né il yibum. Yibum sarebbe il matrimonio tra il cognato rimasto in vita e la donna vedova, mentre la charitza sarebbe la sorta di divorzio. È un rituale dove la vedova rimuove la scarpa del cognato, insomma in questa maniera ci si divorzia e non sono più vincolati uno all'altro. Allora, sia se si decide di sposarsi, sia se si, e quindi fare gli boom, sia se si decide di divorziarsi e quindi fare la chalitza, adesce yula shelo shakodashim, bisogna aspettare che passino 3 mesi. Perché bisogna aspettare che passino 3 mesi? Perché può darsi che la donna sia già in gravidanza dal marito che è morto, dal defunto. La regola degli boom è che se il fratello muore senza figli, allora, mentre in genere c'è il divieto di sposare la cognata, qui ci sarebbe la mitzvah di sposarla, però a condizione che non abbiano avuto figli. Bisogna avere la certezza che questa donna in effetti non ha avuto figli. Chiaramente se non ha partorito, non ha partorito, però forse è rimasta in gravidanza dal marito defunto. Bisogna aspettare 3 mesi. E allora, se è in gravidanza, si noterà, se non si nota niente, è evidente che non è in gravidanza. Per questo bisogna aspettare 3 mesi, perché se non si aspetta 3 mesi e si fa subito questo yibum, si fa subito il matrimonio, verrà fuori magari che poi lei era in gravidanza e il fratello ha sposato la cognata che è vietato. E quindi bisogna avere la certezza che non abbia dei figli. E così anche la chalitza bisogna aspettare, perché se la donna è già incinta certamente non serve la chalitza. Se però lei poi abortisce, servirà a fare la chalitza, e la chalitza che ha fatto prima quando era ancora incinta non sarà valida. Per questo bisogna aspettare che passino 3 mesi per avere certezza che non è in gravidanza. Soltanto dopo potrà il fratello rimasto in vita fare il boom e sposare la cognata, oppure farà la chalitza come si deve. Vechen she'ar koranashim, dice la Mishnah, così anche altre donne, ovvero non il caso specifico della Yevamah, ovvero una donna che sia rimasta vedova con dei figli, o una donna che si sia divorziata, loi naseu veloi tarsu, non si sposino, adesso spiego i due termini, acci yulen shelosha chodashim, finché non passeranno 3 mesi dal divorzio o dalla morte del marito. Il matrimonio ebraico consiste di 2 fasi. La prima è Erusin, o anche chiamato Kiddushin, che consiste nel... Ci sono 3 modi di farlo, ma quello comune che si fa oggigiorno è dare, che l'uomo dia alla donna un oggetto di un certo valore, di un valore minimo di una perutà. Praticamente parlandolo si fa dando l'anello. L'uomo dà l'anello alla donna e dice: tu adesso sei Mekudeshet, sei la mia Arusa. Viene comunemente tradotto come fidanzamento, ma non ha niente a che fare con il fidanzamento che conosciamo noi. Per motivi di, insomma, di praticità, chiamiamolo il fidanzamento, ma in realtà sarebbe Erusin, è la prima fase del matrimonio. Dopodiché c'è la seconda fase, che è il Nisuin, che è il matrimonio quando l'uomo porta in casa la donna. Praticamente viene fatto, uno dei modi in realtà, è quando si sta sotto la cuppa. Quindi dare l'anello è Erusin, la prima fase, la seconda fase è la cuppa. Oggigiorno succedono simultaneamente quasi, sì, poi ci sarebbe anche quando si va a casa fisicamente. Ad ogni modo, sono uno dopo l'altro molto molto vicini. Una volta erano separati generalmente da 12 mesi, ovvero si faceva la prima fase che è Erusin, dopodiché ci si dava all'incirca 12 mesi per i preparativi al matrimonio. Quando la donna è Arusa, ma non Nessua, ovvero ha già fatto la prima fase del matrimonio, ha ricevuto l'anello dall'uomo, dal ragazzo, ma ancora non si sono sposati, non sono entrati in casa, da un canto non possono ancora avere rapporti, perché non c'è stata ancora la seconda fase del matrimonio, d'altro canto sono già vincolati, ovvero che se vogliono sciogliere questo loro legame, devono divorziare. Allora dice la Mishnah che qualsiasi donna che si sia svincolata dal marito per via della morte del marito o per via di divorzio, sia se era marito a tutti gli effetti, ovvero c'era già la seconda fase del matrimonio, sia se era solo dopo la prima fase del matrimonio Erusin, bisogna sempre aspettare 3 mesi. E chad betulot ve chad beulot, sia se la donna è vergine, non ha avuto ancora rapporti intimi con l'uomo, sia se ha già avuto rapporti intimi. Tra poco spiegheremo cosa vuol dire una donna sposata che non ha avuto rapporti intimi. Echad almanot vechad yerushot, sia se si tratta di una vedova, sia se si tratta di una divorziata. Echad arusot vechad nesuot, sia se la donna è rimasta sola
dal marito, per via di divorzio, per via di morte del marito, dopo la prima fase del matrimonio, e questo spiega cosa vuol dire la donna vergine, perché dopo la prima fase del matrimonio ancora non si può avere rapporti intimi, quindi è una donna che è rimasta vedova non dal marito, ma dal arus, che è come dire il marito nella prima fase. In questo caso non ci sarebbe veramente logica di aspettare 3 mesi, perché dopo Erusin ancora non possono avere rapporti. Tutto il motivo di aspettare 3 mesi è per determinare se la donna è incinta o meno. E perché bisogna determinare se la donna è incinta o meno? Quando si parlava di Evamà abbiamo spiegato, bisogna vedere se la donna sta per avere figli o meno, perché se sta per avere figli, allora il fratello del defunto non può sposarla, è un gravissimo peccato. Se invece non ha dei figli, ha la mitzvah di sposarla o comunque sia di divorziare in caso non si vogliano sposare. E quindi bisogna determinare se avrà dei figli o meno se aspetta 3 mesi. Ma in questi casi di una donna normale, vedova o divorziata, perché si aspetta 3 mesi? Perché se si sposa subito con un altro uomo e rimane incinta, non si saprà se è incinta dal secondo o dal primo. E potrà succedere questo, che magari poi lei avrà un altro figlio da questo secondo marito, quindi certamente il secondo è dal secondo marito, ma il primo non si sa se è dal secondo marito o se era già dal primo, quello divorziato o quello che è morto. A questo punto i due fratelli potrebbero non essere fratelli di padre, avranno la stessa madre, ma magari due padri diversi. E se poi accadrà che questo primo figlio, di cui non si sa esattamente chi è il padre, sposerà una donna e questo uomo morirà, normalmente ci sarebbe la mitzvah degli Yibum, ovvero che il fratello rimasto in vita dovrebbe sposare la cognata. Però attenzione, questo è solo se sono fratelli di padre. Qui potrebbero essere solamente fratelli di madre e allora sarebbe un grave peccato se il fratello rimasto in vita va a sposare il fratello morto. Quindi bisogna ben definire se questo figlio che sta per... questo eventuale figlio è del primo o del secondo. Per questo bisogna aspettare sempre 3 mesi. E quindi dice: Echad arusot, echad nesuot, sia se la donna era solo arussa, ovvero ha avuto soltanto la prima fase del matrimonio, o anche se ha avuto la seconda fase del matrimonio. Allora, quando una persona era già sposata, allora posso capire che bisogna aspettare 3 mesi. Essendo sposata, può avere rapporti con il marito e quindi bisogna determinare se è incinta o meno, se c'è un bambino del primo, che in realtà è dal primo uomo o no. E quindi se rimane incinta sarà del secondo uomo. Però se è soltanto arusa, se è soltanto dopo la prima fase, comunque non possono avere rapporti, quindi che logica c'è di aspettare 3 mesi? È comunque dovrebbe essere vergine, comunque, come diceva prima, sia se è vergine sia se non è vergine. Come fa a essere vergine? Se è già sposata? No, non è sposata, ha solo passato la prima fase. Dice questa prima opinione: non voglio fare differenze. Non voglio fare differenze. Siccome se una donna è già sposata, devo aspettare 3 mesi, perché potrebbe già essere incinta, allora dico, anche se una donna non è completamente sposata dopo la seconda fase, anche se si trova solo dopo la prima fase, dopo Erusin, per non fare differenze e non fare confusioni, la gente potrebbe sbagliare, dico si aspetta sempre 3 mesi. Perché se dico a una donna che ha passato solo Erusin, guarda, siccome tu certamente non hai avuto rapporti e non c'è rischio che tu sia incinta, non devi aspettare 3 mesi, una donna sposata verrebbe a dire, beh, a questo punto posso farlo anch'io. E quindi questa è la prima opinione che al momento è anonima. Dice qualsiasi donna, che sia Evamà, che sia una divorziata, che sia una vedova, deve sempre aspettare 3 mesi, sia se era dopo i Nisuin, matrimonio a tutti gli effetti, sia se era soltanto dopo Erusin, quando non si può ancora avere rapporti. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dice no, nessuot, se si tratta di una donna già sposata a tutti gli effetti e quindi potrebbe già essere incinta, it arsu, possono fare erusin con questa seconda persona. Una donna si è divorziata o ha perso il marito, era già sposata, può darsi che sia incinta, bene. Fai pure erusin con il secondo uomo, aspetta però 3 mesi per i nisuin, perché comunque dopo Erusin non si può avere rapporti e quindi non ci sarà questo problema che non si saprà a chi appartiene il bambino. Aspetta 3 mesi e vedrai. Se la donna è incinta vuol dire che appartiene al primo, se invece non è incinta vuol dire che può ben sposarsi col secondo e non c'è alcun problema. Mentre Ve'arusot, in Asseu, se invece accade che la donna rimane vedova o si divorzia solo dopo la prima fase del matrimonio, dove non si poteva ancora avere rapporti, possono perfino sposarsi subito col secondo uomo perché non c'è problema di dover determinare a chi appartiene il figlio perché non c'è figlio, perché non ha potuto avere rapporti. Chutz me'arusa she'biyuda, dice
la biuda, eccetto per una donna arusa, ovvero che ha passato la prima fase del matrimonio, nella regione di Yehuda, che lì c'è il rischio che sia già rimasta incinta, nonostante il divieto di avere rapporti. Mipnei Shelibo Gasba, perché lì l'uso era che il ragazzo e la ragazza, già da dopo la prima fase del matrimonio, convivevano, e quindi convivendo potrebbe facilmente accadere che avessero avuto dei rapporti, quindi là già c'era il rischio che fosse rimasta incinta. Altrimenti, altrove, dove non c'era questo uso, non c'era il rischio che fosse già incinta. Rabbi Yosei Omer, terza opinione, Rabbi Yosei dice: Kol ha-nashim itarsu. Rabbi Yosei dice questo: qualsiasi donna che si sia divorziata può fare erusin con l'altro uomo, ma solo erusin, e bisogna aspettare i 3 mesi. Anche una donna che sia stata soltanto arusa prima, dove non c'è rischio che sia rimasta incinta, deve comunque aspettare 3 mesi. Però erusin si può fare. Chutz min almanà, eccezione fatta per la vedova, che non può subito fare erusin con l'altro uomo, mipnea ibul, perché deve comunque rispettare il mese di lutto per il marito. Quindi abbiamo visto 3 opinioni. La prima anonima, che dice: è tutto vietato prima dei 3 mesi per qualsiasi donna. La seconda è Rabbi Yehuda, che dice: se la donna era sposata può subito fare erusin, però aspettare 3 mesi. Se la donna era arusa, allora può subito fare nisuin, senza dover aspettare niente, perché sappiamo che non era incinta. E abbiamo Rabbi Yosei, che dice: si può fare erusin, qualsiasi donna, anche divorziata, può fare erusin. Aspettare però poi 3 mesi per fare i nisuin. Ve'amrinan. Bene, e riguardo questa Mishnah abbiamo studiato: Rabbi Elazar lo al le Beit Midrasha. Un giorno Rabbi Elazar non è entrato al Beit Midrasha a studiare, dopodiché, e quindi insomma, ha perso quello che si stava studiando. Ashkechei la Rabbi Assi de Avekaim, incontra Rabbi Asse, che era lì. Amarle, dice Rabbi Elazar a Rabbi Asse: mai amur bevei midrash, cosa hanno detto oggi nel Beta Midrash? Amarle gli risponde Rabbi Asi: ah, yama Rabbi Yochanan, halacha ki Rabbi Yosei. Hanno insegnato che riguardo questa Mishnah, dove abbiamo 3 opinioni, l'halacha segue Rabbi Yosei, che qualsiasi donna può, qualsiasi donna che rimanga divorziata o vedova può, scusate, qualsiasi donna divorziata può subito fare erusin con un altro uomo. Però la vedova deve aspettare il mese di lutto. Ok, Miklal, cosa deduco da questo? Dei Yechidah Paligalei, che la prima opinione, quella anonima, deve essere per forza l'opinione di una persona, perché abbiamo visto 3 opinioni: Tanakama, la prima anonima, Rabbi Yehuda e Rabbi Yosei. Se mi dice Rabbi Yochanan che Halacha segue Rabbi Yosei, se la prima opinione fosse l'opinione dei tanti, certamente non mi avrebbe detto questo, perché la regola è i tanti e il singolo si segue i tanti. Per forza, se mi dici che la casa è Rabbi Yosei, anche la prima opinione è l'opinione del singolo. E chi è questo singolo? Perché la seconda sappiamo è Rabbi Yehuda, la terza è Rabbi Yosei, ma chi è il primo? Dice la Gemara: in, sì, è giusto. E infatti ti dico anche chi è questo singolo. Vea Tania, c'è una braita che dice: Areisha aitare dufale lechlebeta via. Se una donna ancora da sposata andava in continuo dal proprio padre, insomma, si vedeva che non stava bene col marito, e quindi per lunghi periodi lasciava il marito e andava dal proprio padre, e quindi un lungo periodo prima della morte del marito era già là dal padre. O se si vedeva che insomma, non andava d'accordo col marito, quindi si può presumere che già per 3 mesi non abbiano avuto rapporti. O se il marito era anziano, quindi impotente, o cholè, o impotente, o comunque non poteva far nascere, o cholè, o se era debole, non poteva avere rapporti, akara, oppure se lei, la donna, era sterile, o zekenà, oppure se era già anziana, ketanà, o se era già ancora troppo giovane, ailonit, o una che sappiamo che non può far nascere perché non si sono manifestati segni di maturità, di pubertà. Vescenare uialeledo, se non può far nascere perché ha bevuto qualcosa che ha assunto qualche farmaco che la renda sterile. O se il marito era imprigionato, ammappellet lachar mitat baala, oppure se una donna, dopo che il marito sia morto, abortisce. Tutti questi casi sono dei casi in cui abbiamo certezza che la donna non è in
non sia in gravidanza, perché è tanto tempo che non andavano d'accordo, lei che andava dal padre, o litigavano, oppure fisicamente o uno o l'altro non potevano far nascere, o abbiamo visto che dopo la morte del marito ha abortito, quindi a questo punto colui che nascerà dopo non può essere dal primo. In tutti questi casi, dice Rabbi Meir, in tutti questi casi bisogna comunque aspettare 3 mesi. Cioè Rabbi Meir dice, nonostante non ci sia alcuna logica, perché tutta la logica di aspettare 3 mesi è per determinare se l'eventuale figlio sarà era del primo marito o del secondo, nonostante qui non ci sia alcuna logica perché certamente non è incinta, o se ha abortito dopo la morte del marito, come può essere rimasta incinta dal marito che è già morto? Dice Rabbi Meir, io non faccio distinzioni, non voglio creare confusioni, non voglio arrivare che nel caso in cui in realtà si dovrebbe aspettare 3 mesi, si verrà a non aspettare 3 mesi basandosi su altri casi. Perché una donna dice, beh, la mia amica non ha aspettato 3 mesi dopo la morte del marito, anche io non aspetto, quando non si renderà conto che c'è una grande differenza. Lì erano mesi che non stavano insieme per vari motivi, il marito era in prigione, quello che sia. Qui invece non è così. Per questo dice Rabbi Meir, caschi il mondo, anche se non c'è alcuna logica, io faccio una istituisco che bisogna sempre aspettare 3 mesi. Rabbi Yossei, Matirle Aresrin Assemiat, invece Rabbi Yossei permette di sposarsi subito, perché Rabbi Yossei dice, qui non c'è alcuna logica, non temo che si venga a confondere. E anche laddove si dovrebbe veramente aspettare 3 mesi, si verrebbe a non aspettare 3 mesi, non temo questa eventualità e quindi si sposi subito. Bene, vediamo questa opinione che si chiama Rabbi Meir, che è molto simile, o è quasi è la stessa, della prima delle tre che abbiamo visto prima. Prima abbiamo visto tre opinioni, la prima anonima, la seconda Rabbi Uda, la terza Rabbi Yossei. Chi è quella prima? Sembrerebbe essere Rabbi Meir, come vediamo in questa Braita, perché la prima opinione, quella anonima, diceva anche laddove non c'è logica si aspettano 3 mesi, e la vediamo in Rabbi Meir. A questo punto, dice la Gemara, lama lì, perché? Perché abbiamo visto che, perché Rav diceva, scusate, non Rav, Rabbi Assi diceva che Rabbi Yohanan ha detto che la halakha segue Rabbi Yossei. Rabbi Elazar non si era recato al Beit HaMidrash, ha chiesto a Rabbi Assi cosa avete studiato, abbiamo studiato che Rabbi Yohanan dice che la halakha segue Rabbi Yossei. A questo punto dice la Gemara, perché devi dirmi che la halakha segue Rabbi Yossei? Veha Amar tra Rabbi Meir e Rabbi Yossei, la halakha che Rabbi Yossei. Tu stesso Rabbi Yohanan mi hai già detto che la regola è, se c'è una disputa tra Rabbi Yossei e Rabbi Uda, la halakha segue Rabbi Yossei, e certamente Rabbi Yossei e Rabbi Meir, la halakha segue Rabbi Yossei. Allora, siccome abbiamo visto la prima Mishnah con tre opinioni, due le sappiamo, Rabbi Uda e Rabbi Yossei, la prima non sappiamo perché è anonima, ma abbiamo provato che Rabbi Meir, a questo punto Rabbi Meir, Rabbi Uda e Rabbi Yossei sappiamo già da soli, in base alla regola di Rabbi Yohanan, che la halakha segue Rabbi Yossei. Perché allora ha dovuto Rabbi Yohanan insegnare di nuovo che in questo caso la halakha segue Rabbi Yossei? Dice la Gemara, umai kushia. Cos'è la domanda? Dilma può darsi. Le apuche mi di Rav Nachman Amar Shmuel. Forse Rabbi Yohanan voleva dire diversamente da Rav Nachman a nome di Shmuel. De amar halakha che Rabbi Meir bixerotav. Diceva Rav Nachman a nome di Shmuel, quando Rabbi Meir dice qualcosa, non perché è la sua opinione, ma perché fa una gezerah. Gezerah vuol dire un decreto. Un decreto vuol dire anche se non ha una logica, lo facciamo onde evitare. A volte una persona dà la sua opinione perché è convinto che sia così. Ovvero, io credo che questa sia la logica, io credo che sia questo l'intento della Torah, in base allo studio che ho fatto. A volte invece, come in questo caso, quello che dice Rabbi Meir non si basa su una sua logica, guardando un passunco ho capito che qualsiasi donna deve aspettare 3 mesi. Dice Rabbi Meir, so bene che quello che sto dicendo è illogico, non c'è alcun motivo di far aspettare una donna che so per certo che non ha avuto rapporti col marito dopo la morte, dopo il divorzio, certamente non c'è motivo di far aspettare 3 mesi. Ma questa è una gezerah, questo è un decreto, siccome non voglio che ci si venga a confondere, faccio una regola per tutti in qualsiasi caso, anche dove non è logico che sia così. Quindi avrei pensato che in questo caso la halakha seguirebbe Rabbi Meir, perché non sta esprimendo una sua opinione basata su ciò che ha studiato, nel cui caso avrei già saputo che la halakha non segue Rabbi Meir. Bensì, Rabbi Meir mi sta facendo una gezerah, mi sta facendo una regola fissa, e siccome Rav Nachman dice a nome di Shmuel che lì si segue Rabbi Meir, Rabbi Yohanan ha dovuto dirmi comunque non si segue Rabbi Meir. Cioè, la halakha è sempre come Rabbi Yossei, anche se chi discute con Rabbi Yossei, in questo caso Rabbi Meir, dice quello che dice non in base allo studio, ma come Gezerah, comunque sia, si segue Rabbi Yossei. Quindi siamo rimasti di nuovo senza fonte, perché Rav Meir Sharsha mi dice che
Rabbi Yohanan non è d'accordo con la sua regola, che Allah segue Rabbi Yosei o Rabbi Yuda. Ella bensì dice la Gemara, Mea de Tanya. Abbiamo studiato una braita che dice così: prima delle feste dei pagani idolatri, Chachamim vietano fare del business con loro, perché se dovessero guadagnare qualcosa, andrebbero poi durante la giornata di festa idolatra a ringraziare i loro dei, e quindi staremmo causando un aumento di idolatria. Però, dice la Beraita, Holchin le Yarice Nochrim, è permesso andare alla fiera, al mercato dei non ebrei, idolatri chiaramente, altrimenti non c'è problema. Velochim en Behema, e si può prendere degli animali, Veavadim, o degli schiavi, Shfachò, delle schiave, Battim, delle case, Sadot Uchramim, o dei campi dei vigneti. Insomma, sono dei casi, sono tante eccezioni, alla fine lasciano poco che sarebbe vietato, sarebbe tutti i beni mobili quasi. Ad ogni modo, quando si tratta di prendere uno schiavo, una schiava, è permesso perché una volta acquisiti, hanno lo status di parzialmente ebrei, devono fare le mitzvot come le donne, quindi sarebbe un livello di santità superiore a dove si trovavano prima, quindi è comunque permesso, nonostante ci si trovi prima della festa idolatra. Quindi è vero che da un canto non voglio che vadano a ringraziare la loro idolatria, dall'altro canto però c'è un guadagno che questa persona adesso acquisterà della. Acquisirà della santità. È permesso altresì acquisire degli animali anche che ora che entrano in possesso di un ebreo, insomma, salgono di livello, e così anche quando si tratta di comprare dei pezzi di terra, diceva delle case o dei vigneti o dei campi, si tratta di Eretz Israel e quindi c'è la mitzvah di risiedere e abitare Eretz Israel, quindi è più importante questo al rischio che andranno a ringraziare la loro divinità. Vechotevu male be'arkaot shelahen, e si scrive i contratti che possono essere poi fatti vedere nei tribunali non ebrei. Mipnei sheu kematzil miyadan, perché si sta praticamente salvando, ovvero si sta facendo e si ha un buon motivo di fare questa cosa. Comprando, come ho detto prima, le persone, questi schiavi, diventano in un certo senso ebrei, e quindi questa è una cosa buona. Comprare dei pezzi di terra o delle case è la mitzvah di acquistare, di risiedere in Eretz Israel. Vei Maya Kohen, per di più, insomma, e per questo sì, insomma, si fa il contratto in base ai loro tribunali, di modo che non si possa poi ricredersi e riprendere il business. Veima ya Kohen, e se la persona in questione è un Kohen, che non dovrebbe rendersi impuro, adesso Chachamim dicono che non si dovrebbe uscire fuori da Eretz Israel, perché lì c'è impurità, perché una volta, al tempo, quando si seppelliva una persona, non si segnava che era il luogo di una tomba, di una sepoltura, e quindi il Kohen non avrebbe dovuto camminare. In Eretz Israel si sapeva che bisognava mantenere la santità, e quindi dove si seppelliva una persona si faceva un segno, il Tziun, si metteva un segno per dire qui c'è un morto e i Kohanim non passino sopra o nelle vicinanze. Fuori da Eretz Israel, che non c'era questa cautela, in realtà dicono che i Kohanim non vadano fuori da Eretz Israel perché rischiano di diventare impuri. Però, in questi casi, ovvero se bisogna, quando uno sta comprando questi schiavi o questi pezzi di terra, e il tribunale si trova fuori da Eretz Israel e si comincia a litigare se la vendita era valida o meno, dice la Beraita, per verificare, per provare che la vendita era valida, se bisogna recarsi fuori da Eretz Israel, anche se si tratta di un Kohen, può uscire. Mitame bechutz la Aretz ladun ulearer imahen. Può uscire da Eretz Israel, nonostante che in circostanze normali non potrebbe farlo, perché Chachamim lo vietano, perché magari c'è un morto che non si sa sottoterra e questo renderebbe il Kohen impuro. In questo caso è permesso, ukeshem shemitame bechutz la'aretz kach mitame bevet hakvarot, e così come può rendersi impuro uscendo da Eretz Yisrael, così anche può rendersi impuro andando in un cimitero. La Gemara subito si ferma e dice: ma come? Bevet hakvarot zarkalatach, credi forse che un Kohen può recarsi perfino in cimitero per trattare di queste cose? Tuma deoraita, lì è una impurità che la Torah vieta. E la bensì bevet hapras de rabbanan, si tratta di un luogo dove c'era una tomba, e si sapeva dove era esattamente, però poi è venuto un aratro e ha arato quel campo, e quindi c'è il rischio che magari ha
srotolato parti del morto in lungo e in largo. Di Green Hakamim ha 100 amot a ogni lato dove c'era il morto, il Kohen non può entrare. Di nuovo, siccome si tratta di una impurità che Hakamim hanno istituito, in questo caso si potrà comunque passare. Per provare, insomma, se bisogna passare per di lì per provare che l'acquisto degli schiavi, delle schiave, del pezzo di terra era valido, è permesso trasgredire quella impurità dei Chachamim. Umitame l'issai shavel il modo Torah, allo stesso modo dice la Beraita, se un Kohen deve uscire fuori da Eretz Israel per trovare una moglie o per studiare Torah, può uscire. Amar Rabbi Elazar ben Yehuda, e i Matai, in quale caso si può uscire fuori da Eretz Israel o si può passare su questo campo che è stato arato e in circostanze normali non si potrebbe camminare 100 amot ad ogni lato dove c'era il morto? Per il Kohen, bisman she'ein motzer il mod, solo se non ha. Se non trova con chi studiare in Eretz Israel, aval mozzel il mod lo itame. Se però trova un maestro, certamente non può rendersi impuro. Cioè, se ha alternativa, rimanga dove è, con la certezza di rimanere puro, ma non vada, là dove c'è il dubbio. Rabbi Yosef Omer, invece, Rabbi Yosef dice: Af bisban she mozzel il mod, na mitame. Rabbi Yosef dice: anche se c'è con chi studiare in Eretz Israel, si può comunque, il Kohen può comunque uscire fuori da Eretz Israel o passare sul Bet HaPerah, su questo campo dove c'è dubbio se magari c'è un pezzo di morto, perché le fi, she'en, siamo ad Af Mem Zayin Amud Bet, she'en minakol zoche Adam il mod. Una persona non impara da tutti, ovvero alcune persone sono più brave a spiegare, alcune sono meno brave a spiegare. E quindi da un maestro magari alcuni hanno difficoltà a capire quando hanno più facilità a imparare dall'altro. Se un Kohen si trova in Eretz Israel e ha vicino a sé soltanto un maestro che non è bravo a spiegare, insomma, o il Kohen fa difficoltà a capire da questo maestro, può andare fuori da Eretz Israel o può passare su questo campo dove c'è dubbio se c'è parti di morto, perché deve studiare Torah. Quindi secondo la prima opinione, secondo Rabbi Uda, dal momento che c'è un maestro non si può uscire. Secondo Rabbi Yosei, anche se c'è un maestro, se però uno non impara bene da questo maestro, può trasgredire il divieto dei Hachamim, perché i Hachamim stessi dicono l'abbiamo istituito, però lo togliamo in questo caso, e può uscire da Eretz Israel o passare su questo campo dove c'è dubbio se c'è un morto. Ve'amar Rabbi Yosei, disse Rabbi Yosei, ma se Yosef ha Kohen, accadde con Yosef il Kohen, she'alach etzel rabbo le Zaidan, che andò infatti dal suo maestro, che si trovava a Zaidan. Yosef ha Kohen era in Eretz Israel, il maestro era fuori a Zaidan, il Motorah per studiare Torah. Ve'amar Rabbi Yohanan, e disse Rabbi Yohanan, halacha, che Rabbi Yosei, che l'alacha segue Rabbi Yosei. Dice la Gemara, velama lì, perché Rabbi Yohanan deve dirmi che l'alacha segue Rabbi Yosei? Ve'ha'amar, tra Rabbi Yudah e Rabbi Yosei, l'alacha che Rabbi Yosei. Se tu, Rabbi Yohanan, mi hai già detto che quando c'è una disputa tra Rabbi Yudah e Rabbi Yosei, l'alacha segue Rabbi Yosei, perché in questo caso mi dici che l'alacha segue Rabbi Yosei? La domanda è, se ho un maestro in Eretz Israel, posso uscire o no? Rabbi Yudah dice no, Rabbi Yosei dice sì, perché lì hai un maestro migliore. Dice Rabbi Yohanan, l'alacha segue Rabbi Yosei. Ma non devi dirmelo, anche senza dirmelo, già lo so in base alla tua regola che mi hai detto che Rabbi Yudah e Rabbi Yosei, dalla casa segue Rabbi Yosei. Da qui potremmo dire, dice la Gemara, che abbiamo una fonte a quello che dice Rav Meshcharia, che questa regola di Rabbi Yohanan non è valida. Amar Abaye, disse Abaye, no, Itzterich, può darsi che in realtà la regola di Rabbi Yohanan è valida, perché qui deve dirmi che la casa segue Rabbi Yosei? Sakra tachamina, io avrei pensato, hanimili bematnitin, avrei detto che quello che dice Rabbi Yohanan si applica quando c'è una disputa tra Rabbi Yosei, Rabbi Yudah, Rabbi Shimon, Rabbi Meir nelle Mishnayot, che sono molto più accurate. Aval bebaraita e malò, però riguardo una beraita, dove possono esserci, le beraitot sono meno autoritative delle Mishnayot, potrebbero esserci magari delle versioni scorrette, avrei detto lì la regola non si applica perché non puoi dire la regola è che si segue Rabbi Yosei, perché magari la Beraita cita qualcosa a nome di Rabbi Yosei che in realtà è a nome di Rabbi Yudah e viceversa. E quindi avrei detto nella Mishnah, se è scritto che questa opinione è Rabbi Yosei, so che è Rabbi Yosei, Rabbi Yudah so che è Rabbi Yudah, e quindi posso andare certo che seguo Rabbi Yosei o Rabbi Yudah o chi sia, però nelle Braitot non posso seguire questa regola perché Rabbi Yosei magari non è Rabbi Yosei, Rabbi Yudah magari non è Rabbi Yudah perché magari sono delle versioni sbagliate. Kamash Malan, per questo dice Rabbi Yohanan, ti dico in questo riguardo, quest'ultimo caso era una Beraita,
che era la classe guerra BO6, perché anche lì si segue sempre questa regola. E quindi di nuovo non abbiamo una prova a quello che dice Rav Meshcharia. Dice la Gemara e la Hikamar. Disse Rav Meshcharia intendeva dire questo. Abbiamo visto che Rabbi Yochanan mi dà delle regole. Alla Chasse Rabbi Yosei, quando discute con Rabbi Uda. Abbiamo visto che Rav non è d'accordo, come la Gemara ha provato prima. Allora dice Rav Meshcharia, Hane Kelalei, queste regole di Rabbi Yochanan, lav divrei a kol ninu, non tutti sono d'accordo. De Harav, let le Hane Kelalei, perché abbiamo visto che Rav non è d'accordo. Quindi abbiamo visto quello che dice Rav Meshcharia. Inizialmente abbiamo capito che, nonostante Rabbi Yochanan mi abbia dato delle regole, che l'alakha segue Rabbi Yosei, in caso di disputa con Rabbi Uda, dice la Meshcharia, sappi che non è valida questa regola, Rabbi Yochanan si è rimangiato quello che ha detto, quello che sia. Adesso dice la Gemara, non è così. Non avendo trovato alcuna fonte che ci indichi che Rabbi Yochanan abbia cambiato idea, per forza bisogna dire che la Meshcharia intendeva dire che queste regole non che non sono valide secondo Rabbi Yochanan, non sono valide secondo tutti, perché secondo Rav non sono valide, secondo Rabbi Yochanan invece sì. Bene, questo conclude questo argomento. La Gemara adesso torna alla questione degli oggetti che si trovano in una certa area prima dello Shabbat. Abbiamo visto la disputa di riguardo oggetti che non abbiano un padrone, oggetti Hefker. Secondo Rabbi Yochanan, abbiamo detto, secondo Rabbi Yochanan Ben Nuri, abbiamo detto che un oggetto che non abbia un padrone con Eshvita acquisisce residenza e quindi lo si potrà trasportare solo 2000 mot ad ogni lato, da dove si è trovato quando Yom Tov è entrato, solo Yom Tov perché Shabbat comunque non si può trasportare. Secondo Chachamim invece non è con Eshvita, non acquisisce residenza e quindi chiunque lo troverà potrà trasportarlo fin dove lui stesso può camminare. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Issa Rav Yehuda nome di Shmuel. Heftzei Nochrim, quando si tratta di oggetti che appartengono a un non ebreo. Quindi si è parlato di un oggetto che appartenga all'ebreo in passato. Se appartiene all'ebreo, chiaramente il limite massimo sarà in base al proprietario. Se non ha un proprietario, disputa Rabbi Yochanan Ben Nuri e Hachamim. Se invece ha un proprietario, ma non è ebreo, adesso vedremo due opinioni. La prima è questa: dice Rabbi Yochanan di Shmuel, Chefzei Nochrim enkon in Shvita, non acquisiscono residenza e quindi non sono limitati a 2000 modi dove si trovano, bensì saranno il loro limite sarà in base a chi li trova durante Yom Tov. Dice la Gemara, Leman, questa opinione, chi segue? Ileimar Rabbanan, se vuoi dirmi che vuole seguire i Chachamim, certamente non può andare bene, perché è Peshita, cioè non può andare bene a dire, se vogliamo dire che segue i Chachamim, allora Peshita, ti posso dire che Hashtam Chefze Efker delet leu bealim en kon in shvita. Chefze Anochri delet leu bealim deit leu bealim mi baia? Cioè, se seguiamo i Chachamim, è inutile insegnarmi questa regola. Perché? Chachamim cosa dicono? Un oggetto che non ha un proprietario non acquisisce residenza perché non appartiene a nessuno e quindi cosa succede? Che non posso dire bene, quando Yom Tov è entrato, l'oggetto voleva trovarsi qui e quindi è limitato alle 2000 mot ad ogni lato. No, l'oggetto è da nessuna parte, chiunque lo trova lo potrà trasportare fin dove arriva il suo limite. Ora, se questo è valido riguardo un oggetto che non abbia un padrone, a maggior ragione si applica ad un oggetto che abbia un padrone non ebreo. Perché? Perché l'oggetto che ha un padrone. La regola dell'oggetto che ha un padrone si riferisce al padrone stesso. Se il padrone non è ebreo, è chiaro che non acquisisce residenza, perché il padrone, non essendo ebreo, non è certamente limitato alle regole del Techum. Quindi dice la Gemara, Chachamim, per loro è ovvio che un oggetto che appartenga a un non ebreo non acquisisce residenza, perché se senza il padrone non acquisisce residenza, a maggior ragione con un padrone, nel cui caso l'oggetto si ricollega al padrone e il padrone certamente non acquisisce alcuna residenza, certamente sarà la regola uguale, quindi sarebbe inutile dirmi questa halakha. Ela, bensì, cosa vuoi dirmi? Aliba de Rabbi Yochanan Ben Uri, per forza, questa regola viene per insegnarmi qualcosa in base a quello che dice Rabbi Yochanan Ben Uri, ve kamash malan, e ci vuole insegnare questo. Eimar de Amar Rabbi Yochanan Ben Uri, con in shevita,
La Biokalambe Nuri ci diceva che oggetti che non abbiano padrone acquisiscono residenza e quindi sono sì limitate le 2000 mot ad ogni lato. Animili chefze hefker deletru bealim. Questo si applica solo a degli oggetti che non abbiano un padrone. Aval chefze hanochri deit leu bealim lo. Però se hanno un padrone, a questo punto no. Cioè, se hanno un padrone non ebreo, non acquisiscono residenza. Quindi, cosa abbiamo visto? Ravidà a nome di Shmuel dice. Un oggetto che appartenga a un non ebreo non acquisisce residenza. Dice la Gemara, per i Chachamim questo è ovvio. Perché è ovvio? Perché se un oggetto senza padrone non acquisisce residenza, a maggior ragione un oggetto che appartenga ad un padrone che egli stesso non acquisisce residenza, quindi un non ebreo, certamente l'oggetto non acquisterà residenza, quindi non sarà limitato alle 2000 mot. Questa regola viene a insegnarmi qualcosa in base a quello che dice la Biochanan Ben-Nuri. La Biokalambe Nuri diceva un oggetto senza padrone acquisisce residenza e quindi sarà limitato alle 2000 mot. Attenzione però, questo è vero solo perché non ha un padrone. Se però ha un padrone non ebreo, in questo caso non acquisterà alcuna residenza perché? Perché l'oggetto si riconduce al proprietario. Siccome il proprietario in questione non acquisisce residenza, nemmeno l'oggetto e quindi non sarà vincolato alle 2000 mot, bensì chiunque lo troverà lo potrà trasportare fin dove egli può camminare. Quindi in questo caso saranno d'accordo Rabbi Yochanan ben Nuri e Chachamim, mentre con l'oggetto senza padrone, assolutamente, c'è la disputa che secondo Rabbi Yochanan ben Nuri acquisisce residenza, quindi limitato alle 2000 mot, secondo Chachamim no, e quindi chiunque lo trova lo porta fin dove lui può camminare, se invece ha un padrone che è non ebreo, anche Rabbi Yochanan ben Nuri sarà d'accordo che non acquisisce residenza perché il padrone non acquisisce residenza. Chiede la Gemara, Meitibi, ti chiedo una domanda da una Beraita, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Dice Rabbi Shimon ben Elazar, Hashoel klimina nochri beYom Tov, se una persona chiede in prestito un oggetto da un ebreo durante Yom Tov, e quindi quando Yom Tov è entrato l'oggetto apparteneva al non ebreo, Vechena mashilo la nochri klimer beYom Tov, vechesidarolo beYom Tov, oppure se una persona presta un articolo ad un non ebreo prima di Yom Tov e durante Yom Tov lo riceve indietro, quindi quando Yom Tov è entrato era ancora in mano del non ebreo. Via Kelim via Ozzarot, oppure degli oggetti che vengono messi in un magazzino, anche se non appartiene a nessuno, se si sono trovati entro il Techum, ovvero entro le 2000 mot intorno alla città, Yeshlem al Paima Male Kol Ruach si possono trasportare per 2000 mot ad ogni lato. Ora, e la Braita continua, Venochrishe vi lo perot michusa Techum, Areze lo esisem imkoman. Se un non ebreo durante Yom Tov porta qualche cosa, porta dei frutti da fuori il Techum, ovvero il non ebreo arriva da un luogo che è distante oltre 2000 mo dalla città e porta dei frutti, l'ebreo non li può spostare più di 4 mo da dove si è fermato, perché? Perché vengono da fuori il Techum e quindi hanno un limite massimo di 2000 mo da dove si trovavano, perché erano in mano di un non ebreo prima, e quindi non li può spostare. Ora, cosa succede? Succede qui da questa braita, vediamo che si tratta di oggetti che erano in mano che appartenevano al non ebreo quando Yom Tov è entrato, eppure cosa vediamo? Che acquisiscono residenza. Perché? Perché se dico che acquisisce residenza, ha limite massimo di 2000 mot. Se non acquisisce residenza, a questo punto chiunque lo trova lo potrà trasportare fin dove lui stesso può camminare. Se invece mi dice questa braita che questo oggetto che ho preso in prestito dal non ebreo durante Yom Tov, quindi quando Yom Tov è entrato era in mano del non ebreo, oppure un oggetto che appartenga a me, che però me l'ha restituito il non ebreo durante Yom Tov, oppure qualcosa che mi porta da fuori il Techum, in tutti questi casi l'oggetto sarà limitato a dove si trovava quando Yom Tov è entrato, ovvero ha acquisito residenza. Però, mi diceva prima Rav Yehuda a nome di Shmuel, che tutti sono d'accordo che se l'oggetto si trova in mano a non ebreo non acquisisce residenza, perché se l'ebreo stesso, se, perché se il non ebreo stesso, scusate, che è il proprietario in questo caso, non acquisisce residenza perché non è vincolato da queste regole del Techum, certamente neanche l'oggetto. Allora dice la Gemara, Ia mart bishlama kasava Rabbi Yochanan ben Nuri chefze nochri konin shevita. Allora, se mi avessi detto che secondo Rabbi Yochanan ben Nuri non soltanto un oggetto che non abbia un padrone acquisisce residenza, ma anche un oggetto che appartenga ad un padrone non ebreo acquisisce residenza, avrei capito. Hamani, Rabbi Yochanan ben Nuri, avrei detto che questa braita segue Rabbi Yochanan ben Nuri. Ela, Yamart, Kassav, Rabbi Yochanan ben Nuri, Chefzen, Ochri, Inkorin, Shevita, Hamani, lo Rabbi Yochanan ben Nuri, ve lo Rabbanan.
Però se mi dici che anche Rabbi Yochanan ben Nuri è d'accordo che un oggetto che appartenga a un non ebreo non acquisisce residenza, a questo punto questa braita come chi segue? Né come Chachamim né come Rabbi Yochanan ben Nuri. Dice la Gemara Leolam Kassav Rabbi Yochanan ben Nuri Chefzeno Chrikonim Shevita. Dice Rabbi Yochanan ben Nuri che in realtà, secondo Rabbi Yochanan, un oggetto di un non ebreo acquisisce residenza, nonostante appartenga a un non ebreo, viene considerato come se non avesse un padrone. Ushmuel de Amar Kiarabanan, quello che diceva Shmuel, che un oggetto che abbia un padrone non ebreo non acquisisce residenza, era soltanto in base a Chachamim. Cioè, Chachamim dicevano, un oggetto che non abbia un padrone non acquisisce residenza. Dice Shmuel, così anche diranno i Chachamim, un oggetto che abbia un padrone non ebreo non acquisisce residenza. Secondo invece Rabbi Yochanan ben Nuri, un oggetto che non abbia un padrone e così anche un oggetto che abbia un padrone non ebreo acquisiscono residenza. Udekama la banan pescita, però ci eravamo chiesti prima un attimo, mi sembra ovvio che per i Chachamim un oggetto che abbia un padrone non ebreo non acquisisca residenza, perché se mi dici che un oggetto senza padrone non acquisisce residenza, a maggior ragione se ha un padrone, quindi l'oggetto va a ricondursi al padrone e il padrone stesso non ha niente a che fare con le regole di residenza, certamente non acquisisce residenza, perché allora devi insegnarmelo? Dice la Gemara, ma udetei, ma avrei pensato. Gezerah Bealim de Nochri Atu Bealim de Israel. Avrei pensato, è vero che non dovrebbe acquisire residenza, però, siccome si tratta di un oggetto che appartiene a qualcuno, è vero che appartiene a un non ebreo, quindi non dovrebbe acquisire residenza, però faccio un'istituzione che, siccome ha un padrone, andrei a confondermi. Se l'oggetto ha un padrone ebreo, certamente acquisisce residenza. Allora ti dirò, sai cosa? Anche se il padrone non è ebreo, nel cui caso non dovrebbe acquisire residenza, ti dirò che comunque acquisisce residenza ed è comunque limitato alle 2000 amot circostanti. Kamash Manan, per questo ci insegna Shmuel che non è così. Cioè, Shmuel mi viene a dire, secondo Chachamim, non soltanto un oggetto che non abbia un padrone non acquisisce residenza, ma anche un oggetto che abbia come padrone un non ebreo non acquisisce residenza, anche se è ovvio. Avrei pensato che se ha un padrone acquisisce sì residenza, nonostante sia non ebreo, per non confondersi con un oggetto che appartenga a un ebreo. Rabbi Chia, questa è l'opinione di Shmuel. Rabbi Chia bar Avinam Rabbi Yochanan, invece Rabbi Chia bar Avin dice il nome di Rabbi Yochanan, Chefzeh Nochri Konin Shevita, gli oggetti che appartengono a un non ebreo acquisiscono residenza, nonostante che il padrone non acquisisce alcuna residenza. Gezerah Bealim de Nochri Atu Bealim di Israel, appunto per il fatto di non confondersi, dal momento che un oggetto ha un padrone, siccome se il padrone è ebreo l'oggetto acquisisce residenza, allora ti dico anche se il padrone è un non ebreo, nel cui caso logicamente non avrebbe dovuto acquisire residenza, per non confondersi ti dico acquisisce comunque residenza e sarà limitato alle 2000 mot. Dice la Gemara, conclude la Gemara con un episodio, Hanu Dichrei, c'erano questi montoni, de Atu le Mavrachta, che sono stati portati alla città di Mavrachta durante Yom Tov. Cioè i padroni di questi montoni non ebrei li hanno portati da una distanza oltre il Techum, li portano a Mavrachta. Shara le Urav li viene Mechosa le Nisman Binayu. Adesso la città di Mechosa era distante dalla città di Mavrachta. Allora dice Rava che gli abitanti di Mechosa, che si trovavano a Mavrachta, possono prendere questi animali e portarli alla loro città Mechosa. Chiaramente avevano fatto un eruv tra Mavrachta e Mechosa, perché era distante oltre le 2000 mot, però entro le 4000, una volta messo l'eruv tra le due città, si può camminare 4000 mot in una direzione, quindi da Mavrachta a Mechosa, siamo meno di 4000 mot, hanno fatto l'eruv, dice Rava, voi abitanti di Mechosa, comprate pure qui a Mavrachta questi montoni e portateli a Mechosa. Amma le Ravina le Rava, disse Ravina Rava, non capisco. Mai da ter, qual è la tua opinione? De Amma Raviuda Amar Shmuel, Raviuda dice a nome di Shmuel, Chefzei Nochri en konin shevita. Evidentemente tu la pensi come Shmuel, perché Shmuel diceva che un oggetto che appartenga a un non ebreo non acquisisce residenza. E quindi chiunque lo prende può portarlo fin dove può camminare. Se invece noi dovessimo seguire Rabbi Yochanan, gli abitanti di Mechosa non avrebbero potuto prendere questi montoni da Mavrachta a Mechosa. Perché? Perché questi montoni sono arrivati da fuori di Mavrachta.
da fuori da Mavrahta, e quindi, essendo in mano del non ebreo, avrebbero già acquisito residenza dove si trovavano, e quindi avrebbero come limite massimo 2000 mot da dove si trovano, e quindi al massimo avrebbero potuto venire a Mavrahta, ma certamente non a Mechosa. Per forza tu la pensi come Shmuel, che è dell'opinione che l'oggetto che appartenga al non ebreo non acquisisce residenza. Però, veha, Shmuel da Rabbi Yochanan, Hakka Rabbi Yochanan. Quando c'è una disputa tra Shmuel e Rabbi Yochanan, la segue Rabbi Yochanan, ve'amar Rabbi Ravina Rabbi Yochanan, e Rabbi Yochanan ci disse, che abbiamo appena visto, Chefzei Nochri Konin Shevita Gezerah Be'alim De Nochri Atu Be'alim Di Yisrael. Quindi in sostanza quello che chiede Ravina Rava, non capisco, il tuo permesso agli abitanti di Mechosa di prendere questi montoni venuti da fuori da Mavrahta può basarsi solo in base a quello che dice Shmuel, che un oggetto di un non ebreo non acquisisce residenza e quindi chiunque lo prende lo può portare fin dove vuole lui, non entro 2000 modo dove si è trovato l'oggetto quando Yom Tov è entrato. Però Rabbi Yochanan non è d'accordo. Rabbi Yochanan diceva che qualsiasi oggetto che appartenga a qualsiasi padrone, che sia ebreo o che sia non ebreo, per non fare confusioni, acquisisce residenza. A questo punto, come puoi permettere a te, gli abitanti di Mechosa, di portare questi animali da Mavrahta quando certamente stanno camminando oltre le 2000 mot da dove si sono trovati quando Yom Tov è entrato? Al che dice Rava hai ragione, e quindi Rava cambia idea. Ah, da Rama Rava, dopodiché dice Rava, giusto, nisdabnu li ven Mavrahta, no, soltanto gli abitanti di Mavrahta lo possono comprare, chiaramente senza pagare, perché non si compra di Yom Tov, però come per dire comprare a credito, dechula Mavrahta le diduke arba modamia, perché la città di Ma è vero, seguiamo l'opinione di Rabbi Yochanan, quindi questi animali possono camminare solo due, essendo stati dei in mano ad un proprietario, seppur non ebreo, acquisiscono residenza, quindi possono essere portati solo 2000 mot massimo da dove sono trovati quando Yom Tov è entrato, quindi a Mavrahta si potrà comprare e li si potrà portare in tutta la città, perché essendo un luogo recintato non c'è limite, anche se fisicamente vanno oltre 2000 mot da dove sono venuti, però siccome la città in parte è dentro le 2000 mot si potrà portare in tutta la città, ma non a Mechosa, perché già è oltre le 2000 mot originali di questi montoni.